dici? Ma adesso il tuo pane quotidiano è quella Bibbia. E tra l'altro, Barbara, ti voglio ricordare che lui ha trasformato Barbara, la mia stanzetta. Voglio che... dire una cosa, Barbara, voglio dire una cosa. Ecco, io ero arrivato a questo punto, leggo un passo di un salmo, il salmo 28. Scusate, non vorrei annoiare. Quello che fa ormai. Ero arrivato a questo punto, questo salmo dice proprio la mia situazione a come era arrivata. A te grido, Signore, non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono uno come chi scende nella fossa. Io ero sceso nella fossa, adesso mi sto riprendendo, adesso sono quasi un risuscitato, ho ancora bisogno di camminare, di fare tanta strada, ma non è un bene solo per me. Ma ti rendi conto di cosa stai dicendo? Tu sei una persona malata, tu ti devi curare, devi ascoltare mia madre, devi ascoltare lei. Io devo ascoltare solo il Signore, tua madre. Aiutare, dare un consiglio, momento giusto, ma questo lo posso fare solo